vanille, almond, mélangé à de la crème onctueuse et enrobé de chocolat craquant. Nuit, choose your next adventure. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Ciccio Diano Calzature, il tuo riferimento da 70 anni. Fascino ed eleganza, alta moda e comfort, qualità e cortesia, risparmio e convenienza, professionalità ed esperienza. Tutto questo lo trovi solo da Ciccio Diano. A Siderno e Roccella Ionica. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Apre a Cavologna Marina il nuovo Conad City con tantissimi prodotti a prezzi bassi e fissi a marchio Conad. Venite a visitare il nuovo punto vendita in via Emigrati 1 a Cavologna Marina, aperto con orario continuato e le nostre offerte del momento. Se poi sei cliente Conad, grazie alla raccolta punti potrai scegliere tanti regali delle migliori marche e buoni spesa tutto l'anno. Conad, persone oltre le cose. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Lucky Horse presenta Roccella nel Guest domenica 16 giugno, appuntamento alle ore 9 sul lungomare lato nord Pineta Porto delle Grazie. Una lunga giornata che inizia alle ore 10 con la passeggiata a cavallo tra le colline di Roccella Ionica e alle ore 13 un pranzo presso la Pineta del Porto delle Grazie. Alle ore 17 prove di abilità a cavallo. Durante la manifestazione sarà poi allestita un'area riservata all'intrattenimento dei bambini a cura della Bazar del piccolo mondo antico di Roccella Ionica. E poi alle ore 21, il 15 e il 16 giugno, for The Men in Black, Hay Porters e Johnny Cash Tribute, live in concert. Vi aspettiamo quindi domenica 16 giugno per il Lucky Horse Roccella nel Guest.
Ciccio Diano, calzature dal 1951. Puntualissimi anche oggi per una nuova edizione della rassegna stampa di Telemia. È martedì 11 giugno, tante notizie e soprattutto in primo piano il processo all'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, i temi del terzo settore per parlare soprattutto di sanità e ancora la cronaca giudiziaria e le notizie che riguardano il nostro comprensorio. Ma andiamo con ordine, tempo di prime pagine, iniziamo dall'apertura che riserva Gazzetta del Sud a proposito di terzo settore nel caos. Vedete, il fallimento dell'azienda sanitaria rischia di travolgere le cooperative che assistono gli ultimi. La condanna intanto dell'arcivescovo di Reggio Calabria, una situazione immorale, dice Monsignor Morosini. Siamo alla fotonotizia di centropagina, la grande festa per il ritorno dopo 18 anni di Aldo Alessio, sindaco di Gioia Tauro. Aldo Alessio è già al lavoro per Gioia Tauro, passaggio di consegne ieri tra il neo sindaco e i commissari prefettizi. Poche ore di sonno e poi ieri mattina subito al lavoro. Aldo Alessio non ha perso neanche un secondo di tempo. Festeggiata la vittoria al ballottaggio su Raffaele D'Agostino, il neo sindaco di Gioia Tauro ha incontrato la commissione straordinaria che ha gestito il comune dopo lo scioglimento per mafia e ha convocato immediatamente le prime riunioni con i sindacati. Dunque subito al lavoro il neo eletto sindaco di Gioia Alessio. Andiamo subito alle tre notizie nel taglio alto, titoli sottotestata. Dem confusi in Calabria, le difficoltà che vive il Partito Democratico nella nostra regione, partito sempre più diviso, commissariato e si trova di fronte la grana Oliverio per le prossime elezioni regionali. PD oscurato l'incontro voluto da Oliverio. Qui il governatore che va avanti ugualmente ed è pronto a ricandidarsi anche senza il PD. Riace, Lucano alla sbarra in una locri color arcobaleno, previsti centinaia di manifestanti oggi a Locri. Melito sigilla all'albergo Stella Marina, ci occupiamo di cronaca. Melito Portosalvo, inchiesta sulla gestione dei migranti, posta sotto sequestro la struttura che avrebbe dovuto accoglierli. Continuiamo con le altre notizie. Reggio Calabria, siamo già a spalla con gli occhielli. Abbandono dei rifiuti rientra nei controlli del focus 'ndrangheta, stretta di vite contro coloro che abbandonano i rifiuti per strada. Reggio Calabria ancora, mancava un'andrina dominante a Gallico, è scoppiata la guerra, la DDA sulla guerra di Gallico, mancava un'andrina dominante. Lasciamo Gazzetta del Sud che ritroveremo tra pochissimo, ma andiamo ad occuparci subito del quotidiano, l'edizione di Reggio Calabria, apertura dedicata alla sanità, specializzazioni, CGL all'attacco. Continua la polemica. Ancora una volta polemiche per quanto riguarda soprattutto i temi della sanità calabrese, il caso dell'esclusione dall'accreditamento di 6 scuole dell'Ateneo di Catanzaro. Crack dell'ASP di Reggio, annunciato un consiglio aperto. Proseguiamo, un calice avvelenato per il parroco di Rose, notizia che avete potuto leggere anche sul nostro portale e le nostre pagine Facebook. Si è sentito male durante la Santa Messa dopo aver ingerito candeggina. E per la politica, lo dicevamo, è caos PD, Oliverio, questo congresso si deve fare, dice il governatore. Governatore e partito su binari ancora paralleli. Poi tiene banco il caso Lucano, Sassà Albanese, milioni spariti a Riace, una bugia colossale. L'approfondimento tra poco a pagina 10. Parliamo dell'Unical, ecco i tre aspiranti rettori a confronto a 2 giorni dal voto, programmi, progetti e proposte. E poi il caso sensibilità chimica multipla
sigla. Ora i pazienti sperano. E ancora Reggio Calabria, Chizzoniti, strani attacchi a Gratteri, e scrive una lettera a Mattarella. La missiva inviata anche a CSM e a NM. Milito Portosalvo, lo dicevamo prima, la notizia che domina in tutti i quotidiani calabresi di oggi, posta sotto sequestro la Stella Marina, la struttura alberghiera situata sul lungomare dei Mille. Il caso dell'accoglienza ai migranti in opere abusive, 16 indagati, i fatti tra ottobre 2016 e 2017. E poi ancora Crotone, no agli indennizi, imprese pronte ad azioni legali, i danni per il tornado del 2018. Antimafia, Don Ennio Stamile, che appare tra l'altro in questa foto, riconfermato alla guida di Libera. Lasciamo la prima pagina del quotidiano del Sud e subito il nostro portale. La figlia di un boss ricastolano della Locride chiede che il padre partecipi alle sue nozze a Reggio Calabria. Andiamo a dare un'occhiata a quella che è la notizia di apertura della nostra home, del nostro portale, tra le più importanti. Convolerà a nozze il prossimo 4 luglio nella sua città Reggio Calabria, ma suo padre non ci sarà. Il suo sogno più grande sarebbe averlo accanto, o meglio sotto braccio, mentre attraversa la navata della chiesa verso l'altare. Lei è Francesca, 28 anni, figlia di Tommaso Romeo, ex nome di spicco dell'andrangheta della Locride, condannato all'ergastolo con fine pena mai, rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Padova. Quando fu arrestato si aprirono le porte della prigione, era il 1993 e lei e sua sorella gemella Rossella avevano solo 15 mesi. Nella vita quotidiana non ho potuto condividere con mio padre, dice, né gioia né dolori. Vorrei che almeno il giorno del mio matrimonio, un giorno così importante per me, lui ci fosse. Lo ha confidato dunque la figlia in questo servizio. Abbiamo letto uno stralcio che trovate naturalmente all'interno del nostro portale. In bacheca, direttamente per occuparci di quelle che sono le altre notizie importanti della giornata, ad Anna di Melito, disposto il sequestro preventivo per la Stella Marina, ci sono intanto anche 16 indagati per vari reati. Sciolta la prognosi per Maria Antonietta Rositani, la donna data alle fiamme dall'ex marito. Continuiamo con la controcopertina, anche qui notizie importanti sempre di primo piano, lo dicevamo, Candeggina nel calice, sacerdote si sente male durante la messa. E per quanto concerne invece Roccella Ionica, vedete, segnalazioni su mare sporco, l'amministrazione attiva i monitoraggi, non si tratta di inquinamento fognario. Poi c'è l'ultima battuta, Locri, oggi la città blindata per l'avvio del processo a Mimmo Lucano, c'è grande attesa per questo processo. E poi vedete le segnalazioni che puntualmente arrivano anche nella nostra redazione sul mare sporco in diversi siti della Locride, qui a Roccella Ionica, segnalazioni su mare sporco, l'amministrazione attiva comunque i monitoraggi, non si tratta di inquinamento fognario. Per quanto riguarda cultura e società, Movimundi per la giornata sugli oceani, la testimonianza di Cristina Briguglio che appare in questa foto. E poi tavolata italiana senza muri a Gioiosa Ionica, la giovane studentessa Giorgia Farò in partenza sulla nave scuola Amerigo Vespucci. E poi lo dicevamo a Locri, oggi l'avvio del processo a Mimmo Lucano, ex sindaco della città. Palizzi, una buona notizia perché la cittadina regina è stata baciata dalla fortuna, infatti è stata realizzata una vincita di 100.000 euro con una giocata di soli 30 e di soli 3 euro. Lasciamo il nostro portale, era l'ultima notizia del nostro sito www.telemia.it, abbiamo anticipato tantissime notizie importanti, siamo pronti per dare l'inizio alla prima parte, andiamo ad analizzare i temi più importanti all'interno quest'oggi con il quotidiano del Sud. Vediamo subito le pagine regionali calabresi per parlare subito di Rende, il dopo ballottaggio, la sconfitta di Sandro Principe, la riconferma del sindaco Manna, il tramonto del riformismo. Il primo cittadino, un segnale forte contro la vecchia politica. Manna si riconferma sindaco battendo Sandro Principe, vedete Marcello Manna ieri notte durante i grandi festeggiamenti. Il vecchio socialista, non ho nulla da rimproverarmi, ce l'ho messa tutta, afferma. Abbiamo un piccolo problema con il quotidiano del Sud, ce ne accorgiamo solo adesso perché questa è l'edizione di lunedì 10 di giugno, ovvero di ieri, per cui ci scusiamo per tutto ciò. Riapriamo il giornale per vedere se è stata aggiornata l'edizione di oggi, in quanto
la prima pagina, dovremmo avercela già subito. C'è stato sicuramente un problema per quanto riguarda lo scarico del giornale, vediamo se abbiamo già l'edizione di oggi. Eccola, martedì 11 di giugno, la prima pagina era naturalmente aggiornata, ma l'interno c'era qualche problema naturalmente con gli aggiornamenti. Rivediamo se sono state aggiornate anche le pagine all'interno. Sì, martedì 11 giugno, per cui possiamo tranquillamente occuparci delle notizie. No, ancora dopo la pagina numero 2 rimangono da pagina 3 e 4 le notizie del 10 di giugno. Ecco, qui invece abbiamo la notizia del martedì. Mario Oliverio, questo congresso si ha da fare. Ecco, adesso possiamo tranquillamente occuparci di primo piano, di politica, di Partito Democratico, difficile che Roma farà gestire ai calabresi. Vedete intanto Stefano Graziano, che è il commissario PD in Calabria. E qui Mario Oliverio, presidente della giunta regionale. Governatore e partito viaggiano ancora comunque separati. C'è una situazione difficile all'interno del partito in vista delle elezioni regionali. Una divisione che potrebbe portare anche a una separazione definitiva tra il PD e il governatore calabrese, che comunque sembra intenzionato a ricandidarsi ugualmente con una lista civica. Pari opportunità, la doppia preferenza di genere funziona. La Stumpo analizza le comunali e rivolge un invito alla regione. Qui Toni Astumpo, presidente del CPO regionale. Cresce l'ala Democrat, intanto, che chiede rinnovamento all'interno del Partito Democratico anche nelle segreterie regionali e provinciali. I soldi intanto della protezione civile usati per pulire il porto di Cetraro. Cambiamo argomento, la polemica Tallini: su 350.000 euro ne andranno 50.000, qui il porto di Cetraro in questa bella veduta. Proseguiamo perché ci occupiamo di quelle che sono le altre notizie. Anche qui c'è l'edizione di ieri, di lunedì 10 giugno, si parla ancora di ballottaggio, e noi invece proseguiamo perché arriviamo a pagina 11, dove è aggiornata invece, e parliamo di sanità. Scuole di specializzazione, lo dicevamo in apertura, l'approfondimento, indice puntato contro Regione Calabria e manager Mater Dei. Vedete qui il policlinico di Germaneto in foto. La Sculco chiede l'intervento del ministro Bussetti. E poi c'è il caso sensibilità chimico multipla, ora i pazienti sperano, si auspica che Cotticelli possa intervenire. Quella riunione del 23 agosto 2018. A Reggio invece crack dell'ASP, Falcomatai e le sindaco annuncia un consiglio comunale aperto, preoccupati per i deboli. Proseguiamo ancora con l'interno, con le pagine regionali. Unical al voto, ecco i tre aspiranti elettori per il dopo Crisci. Alle urne il 13 giugno per la prima votazione. A confronto i candidati in corsa per il 2019-2025. Qui Nicola Leone si occupa di intelligenza artificiale, è stato anche direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica e membro del Senato accademico. Una didattica attrattiva, tra i punti chiave l'interdisciplinarità, in questa sua intervista rilasciata a Maria Francesca Fortunato. L'Ateneo dice non è in macerie una legge regionale per l'università. Proseguiamo per quanto riguarda le altre notizie, sempre all'interno del quotidiano del Sud, ci occupiamo delle pagine regionali Calabria. Il parroco e il calice avvelenato, questa notizia che oggi domina in tutte le testate calabresi. Il parroco, dunque, il sacerdote che afferma: spero sia stato solo un incidente, ma non sono sicuro, dice Don Claudio, si è sentito male dopo aver ingerito della candeggina. Vedete Don Claudio Albanito in questa foto. Solidarietà in queste ore dal mondo della Gesci calabrese. Le altre notizie, centropagina Crotone, le imprese pronte ad azioni legali. Gli imprenditori colpiti dal tornado scrivono ai presidenti Mattarella e Conte. La decisione è comunicata dopo un consiglio straordinario dell'ente camerale. Qui i danni del tornado nel crotonese. A Trebisacce la situazione del mare, che non è delle migliori, mare Ionio tinto di giallo, colpa dei pini calabresi. Le analisi dell'Arpacal dopo le segnalazioni polline di pinacee, dicono la chiazza giallastra qui sulla battigia.
Andiamo ad occuparci di pagina 9, il caso Bergamini, a tenere banco di sequestrati telefoni e computer. Si attende ora la chiusura delle indagini preliminari. Il materiale analizzato dalla procura è stato restituito dall'interno del suo marito e poi vedete Donato Bergamini con la maglia del Cosenza. A San Giovanni in Fiore il TAR condanna il comune riconoscendo il diritto all'assistenza a Noemi, la piccola di 5 anni. Andiamo ad occuparci ancora di quotidiano, sempre all'interno per quanto riguarda naturalmente il giornale reggino. Per quanto riguarda la pagina di Reggio si parla del forza la mobilitazione di piazza, la sanità dopo la richiesta di Sesto, ASP, riunione di maggioranza a Palazzo San Giorgio. Ancora non c'è una data precisa all'assemblea del terzo settore, animi esasperati. Vedete l'assemblea del terzo settore sotto l'intervento del sindaco della città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che afferma: rischiamo la voragine sociale, dice. Poi la riflessione, l'approfondimento sulla notizia, come sempre senza nessun colpevole, ASP a picco nel reggino. E poi controllo a tappeto in queste ultime ore, la morsa della municipale, si viaggia a 1000 multe a settimana. Vedete i controlli di ieri nelle bratelle soprattutto del CEDIR di Reggio Calabria, e qui sotto il comandante della polizia municipale Zucco. Per quanto riguarda ancora il quotidiano, in questa prima parte di rassegna stampa ci occupiamo subito di Locride, Monasterace, cartelle da rottamare. Questa è ancora la pagina di ieri, non aggiornata, per cui noi proseguiamo, vediamo se abbiamo l'aggiornamento del martedì 11. Andiamo con l'emergenza abitativa, edilizia popolare, ok, a 11 milioni, evidentemente il giornale ha qualche problema oggi nello scarico in PDF, noi faremo attenzione a leggere naturalmente l'edizione di oggi, quella giornata. Saranno destinate alle manutenzioni e all'ampliamento del patrimonio, obiettivo programmatico raggiunto dalla maggioranza, questo per quanto riguarda l'emergenza abitativa. Il finanziamento giunge dal decreto Reggio. E poi fusioni. La verve politica della Meloni ci induce a federarci con Fratelli d'Italia. Il MAC con Fratelli d'Italia, grazie a Sandro Nicolò, l'appoggio al candidato dei Nissinesci. Vedete Gabriella Andriani, leader del Movimento Autonomo Calabria. Linguaggio dei segni, benvenuto in città lo sportello LIS, realizzato grazie al contributo della Metro City di Reggio Calabria. Proseguiamo con il quotidiano del sud perché ci sono i temi prima della Tirrenica. Villa San Giovanni, Siclari nomina il quinto assessore. Dopo 2 mesi e mezzo completato il rimpasto di giunta, ha invece deleghe a consulta di quartiere, infrastrutture, turismo e decreto emergenza. Vedete Giovanni Invesi, qui Giovanni Siclari che è il sindaco della città di Villa San Giovanni e qui il municipio della città. Continuiamo con Ciro Marina perché parliamo di Crotone provincia, vedete Bomenuto in una fission della RAI, questo riguarda sempre notizia di ieri per cui possiamo tranquillamente andare avanti. Arriviamo alla Grecanica, sequestrata la Stella Marina. I sigilli dei carabinieri alla struttura alberghiera sul lungomare dei Mille, accoglienza ai migranti in opere abusive, 16 indagati, i fatti tra ottobre 2016 e 2017, vedete i carabinieri sequestrano la Stella Marina. Il momento dell'opposizione dei sigilli. Sempre a Melito, ennesimo incidente stradale sulla strada statale 106 alla stazione di Lazzaro, la denuncia del referente unico Ancadic. A Motta San Giovanni, contatto di foto di Enza Malavaci, eccola, l'antiquarium riconosciuto di interesse regionale, museo civico archeologico comunale. A fianco Montebello Ionico, altro centro del Regino, manca acqua a Sant'Elia, il comitato chiede incontro col sindaco. Locride adesso, assessori ombra, scoppia il caso, andiamo ad Ardore, oggi consiglio comunale di insediamento dopo il voto del 26 di maggio, l'opposizione solleva la questione dei consiglieri non eletti ma operativi in municipio, vedete qui intanto i candidati della lista Ardore 4.0, cittadini in movimento, opposizione subito all'attacco per quanto riguarda la nuova amministrazione di Ardore. Bivongi di spalla il teatro alla memoria del sindaco Valenti. E ancora a Careri, inaugurata la biblioteca dei ragazzi all'istituto scolastico Francesco Perri. I commissari prefettizi, il futuro si costruisce, dicono, dalle scuole e nelle scuole. Qui la biblioteca della scuola di Careri. A Ferruzzano, scrive Agostino Bercastro, progetto SPRAR, nominato il revisore contabile. Controllo sui fondi assegnati per il sistema di protezione richiedente asilo e rifugiati.
Proseguiamo ancora con le notizie del giorno. Pazzano, l'Università di Padova nello Stilaro, dalla Facoltà di Scienze Geologiche per studiare Monte Stella e Consolino. Attenzione alla particolare formazione del periodo giurassico del sito geominerario. Vedete qui gli studenti e i docenti di Padova a Pazzano. A Camini invece ancora nella Locri dei dolci delle Murge per i piccoli allievi alla scuola primaria. Qui il sindaco Pino Alfarano tra i bambini della primaria di Camini. A Monasterace cresime per gli adulti, cerimonia alla chiesa di San Giuseppe. Invece a Riace parte il post lucano, c'è pure Cannizzaro. Si insedia il sindaco Trifoli. Qui la stretta di mano tra il neo eletto sindaco Antonio Trifoli e Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, presente a Riace per l'insediamento della nuova amministrazione comunale. All'Ocra al museo 5 milioni di lavori per 9 mesi, struttura espositiva e parco non chiudono con gli interventi di riqualificazione, reperti esposti a Palazzo Gneddu. Siamo adesso alle pagine della Piana, Gioia Tauro, una vittoria dal peso enorme. Aldo Alessio torna sindaco in un momento drammatico per la città di Gioia Tauro. Aldo Alessio, lo ricordiamo, ritorna primo cittadino dopo 18 anni, ma soprattutto dopo un periodo di commissariamento. Sullo sfondo anche la necessità di una nuova rappresentanza per il territorio. Vedete il nuovo consiglio comunale, lista avanti tutta, qui ci sono tutti gli eletti, lista la città futura e poi liste UDC. Gioia ci lega con l'opposizione Raffaele D'Agostino e la lista Siamo a Gioia Innova Gioia, questo è il nuovo consiglio comunale. A Gioia Tauro ancora l'approfondimento è stato un voto libero, costruiremo la città futura, le parole del neo sindaco a caldo, passaggio di consegne con Repucci, ed Aldo Alessio si è subito espresso, lavoreremo solo ed esclusivamente per il bene della città. Qui Antonio Repucci, Aldo Alessio nel momento delle consegne, dello scambio di auguri del commissario prefettizio e il nuovo sindaco di Gioia Tauro. Adesso la cronaca, così cambiamo anche argomento in questa parte finale di prima parte. 2 arresti e 11 denunce nella piana di Gioia Tauro, ci sono stati straordinari controlli in questi ultimi giorni, stretta dell'arma contro i reati sul territorio, sequestrati manufatti abusivi, i controlli dei carabinieri della compagnia di Taurianova, come vedete dalla foto che viene riportata in questo ampio servizio. A Melicucco di spalla il servizio di Piero Catalano, i sentimenti in rima di Lo Giacco. E ancora Taurianova, l'inchiostro dell'infiorata ha colorato la città di arte, fragranze e poesia, calato il sipario sulla suggestiva manifestazione. Vedete alcune delle creazioni che era possibile ammirare lungo le strade di Taurianova. È un gran bel lavoro, ammirabile quello che sono riusciti a compiere a Taurianova per l'infiorata 2019. La pagina di Vibo Comune, ore calde per la nuova giunta. Qui intanto sorridente, la prima volta di un sindaco donna a Vibo, vedete Maria Limardo, ore decisive per la nomina della giunta, la sua prima candidatura subito eletta. Complimenti veramente, le liste hanno già fornito una rosa di nominativi. Era l'ultima notizia per quanto riguardava la pagina di Vibo. Noi proseguiamo perché ci occupiamo un attimo di calcio, vediamo la situazione delle calabresi, sono giorni importanti per quanto riguarda il calcio mercato. Sarri aspetta, ancora la Juve non ha l'allenatore, Barella invece va all'Inter e qui il commissario tecnico della Nazionale di Calcio Roberto Mancini. Vediamo invece le calabresi come si stanno muovendo. Cosenza schiarite all'orizzonte, comune e club passano ai fatti sulla questione agibilità del San Vito Marulla. Ieri il sindaco della città di Cosenza Mario Cuto tenuto una conferenza stampa e soprattutto è stato presente anche allo stadio per un sopralluogo insieme ai tecnici. Catanzaro, manovre di mercato, ai giallorossi piacciono Evacuo e Corapi del Trapani, il Catania punta ad Ursi. Regina, serve gente di spessore per un campionato di vertice, tante le squadre che puntano alla Serie B. Qui il presidente della Regina Luca Gallo ha le idee chiare di quella che sarà la Regina del futuro. Non ci sono altre news importanti, possiamo staccare con la prima testata calabrese che abbiamo analizzato, ovvero il Quotidiano del Sud. Vi ricordiamo, a beneficio di chi si fosse messo in visione solo adesso, che questa è la prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemia ogni mattina con l'edicola digitale, con i fatti più importanti del giorno e con gli aggiornamenti puntuali e in diretta 24 ore al giorno sul nostro portale www.telemia.it. Siamo già a Gazzetta del Sud, apriamo la seconda parte del nostro incontro di oggi con l'edicola
digitale con i quotidiani calabresi, le pagine Calabria, il dopo voto, il dopo ballottaggio, la politica regionale, i temi della sanità, ma soprattutto la cronaca giudiziaria, il giorno del processo a Mimmo Lucano, oggi all'Ocri, città blindata, e noi andiamo subito a dare un'occhiata all'interno delle pagine calabresi e soprattutto di quelle che sono le notizie del nostro comprensorio. Gare e appalti nella sanità, Guccione sentito dalla Guardia di Finanza. Il consigliere regionale del Partito Democratico ha più volte denunciato anomalie nella gestione di beni e servizi da parte dell'ASP di Cosenza. Nel mirino del politico la sorte delle tante RSA sparse nella provincia. Vedete, denunce articolate. Carlo Guccione è molto impegnato sul fronte della sanità. E ancora, nell'ampolla rituale utilizzata a messa versata candeggina, vedete come domina questa notizia all'interno anche di Gazzetta. Il prete celebrante soccorso subito dal 118 e fortunatamente messo a salvo. Don Claudio Albanito è tornato al suo posto dopo alcuni controlli. Sull'accaduto i carabinieri stanno svolgendo accertamenti, ascoltati anche dei fedeli. Vedete il parroco a rose, Don Claudio Albanito, intento a celebrare la Santa Messa. Adesso ci occupiamo di politica. Giunta e Partito Democratico si sovrappongono, doppia iniziativa per venerdì 14 di giugno. Vedete, sono sempre molto distanti le posizioni. Qui il vice segretario nazionale PD Andrea Orlando e il governatore calabrese Mario Oliverio hanno progetti distinti sul futuro della Calabria, ma c'è una distanza su quelle che sono le idee, su quelle che è il futuro della nostra regione e poi soprattutto distanti anche su quella che è la candidatura di Mario Oliverio, che cerca una riconferma il bis per proseguire il suo lavoro per i prossimi 5 anni, ma la situazione è ancora tutta da vedere. Diplomazie al lavoro per evitare l'ennesimo cortocircuito nel partito, ma resta un'incomunicabilità di fondo sull'asse Cittadella Nazareno. Il grande raduno di sindaci e assessori, e poi vedete l'accelerazione del governatore sulla ricandidatura, non è stata gradita dalla segreteria nazionale. Intanto si chiede rinnovamento in tutte le segreterie regionali, provinciali. Per quanto riguarda adesso le altre notizie, pagina 19, anche nell'ASP 5 ci sono esempi di buona sanità. La dottoressa Palumbo ci scrive: mi dispiace quanto è successo allo scrittore Gangemi, ma qui non è tutto da buttare. Ho avuto modo di conoscere la sinergia tra le istituzioni che ha reso efficiente la macchina emergenza. Vedete un'autoambulanza 118 durante un soccorso. E poi parliamo di scuole mediche tagliate dal MIUR. La ministra Grillo si occupa del caso. Le 6 strutture di specializzazione dell'Università di Catanzaro private dall'accreditamento. L'esponente del governo sollecitata da commissari e parlamentari, il consigliere regionale Bova si scaglia contro le lobby politiche. Le specializzazioni sarebbero carenti su standard assistenziali, numero dei docenti e volumi di prestazioni. Velocemente a quelli che sono gli altri fatti del giorno attraverso Gazzetta del Sud, la pagina di Reggio, come facciamo ogni giorno, ma è il sindaco che oggi si indigna. Prima dov'era? E questo il punto di domanda. Un'intervista all'esperto consigliere comunale Lucio Dattola, realizzata da Piero Gaeta. Il forzista afferma: la lettera scritta ai Reggini profuma di ipocrisia. Si è mai chiesto come mai Oliverio non provvedeva a sostituire i commissari inadempienti? Duro intervento dunque del consigliere medico Dattola sul default dell'ASP di Reggio Calabria e lancia frecciate anche al sindaco Giuseppe Falco Matà. La fiamma brucia tutti, ma il debito dell'ASP si è prodotto da solo? Le responsabilità della politica? Ancora si fa un gran parlare, vedete, dopo il crack della sanità regina. Possibile che nessun politico indichi i veri responsabili di tale disastro? E qui vedete l'intervento del sindaco Falco Matà al tavolo con Gianni Pensabene e Luciano Squillaci e poi i presenti, i rappresentanti del terzo settore. Sanità, lotta per i diritti, ancora il sindaco di Reggio: si rischia una voragine sociale, serve mobilitarsi, dice Falco Matà. Il terzo settore istituisce il coordinamento articolo 32 per difendere gli ultimi e annuncia presto un consiglio comunale e metropolitano aperti.
La pagina di Reggio con alcune notizie importanti, ad iniziare dall'emergenza abitativa. Arrivano 11 milioni, l'annuncio ieri, riunione di maggioranza nelle prossime ore, lavori di restyling al via al Lido Comunale di Reggio, conferenza stampa dell'osservatorio sul disagio abitativo alle case di via Esperia questa mattina. Abbandono dei rifiuti, i controlli entrano nel focus 'Ndrangheta ieri, presieduto da Mariani, che è il prefetto di Reggio Calabria, con un vertice che c'è stato nella sede della prefettura proprio sull'emergenza rifiuti. Domani a Catanzaro incontro con tutte le ATO. Il territorio reggino è stato l'unico ad aver approvato la tariffa unica e avviato le gare. Adesso è tempo di dare un'occhiata a quelle che sono le notizie del territorio, ad iniziare prima dalla Piana, poi ci occuperemo approfonditamente di Locride e Siclari, completa l'esecutivo, lo dicevamo prima, e Imbesi, il quinto assessore. Villa San Giovanni, confermate le deleghe che aveva da consigliere, niente allargamento della maggioranza ad Aragona. Vedete, Giovanni Siclari e Giovanni Imbesi, sindaco, ha nominato il quinto assessore a Villa. Arriva dunque dopo 70 giorni la nomina del quinto assessore della Giunta e di ieri, infatti, il decreto con cui il sindaco ha nominato Giovanni Imbesi. A Scilla, scioglimento, Ciccone, l'ex sindaco ricorre al Consiglio di Stato. A Deglianova continua il dialogo con la triade associazione, la commissione punta anche sulla riapertura del museo Garibaldino. La triade commissariale dunque del comune di Deglianova, facendo seguito ad altri incontri, ha organizzato un momento di condivisione che si è svolto nella sala consigliare con il mondo dell'associazionismo locale. Vedete qui la triade commissariale: Buda, Pennisi e Giannelli, che guida il comune di Deglianova dopo l'arresto del sindaco. A Villa ancora la comunicazione in aula giovedì a proposito di rimpasto, convocato il consiglio comunale. All'ordine del giorno anche la mozione sul racket, sarà rinviata ancora la mozione del Gioè sul gioco d'azzardo. Polistena, 5 fronti, controlli dei carabinieri, 2 arresti e 11 denunce a Taurianova. A Sant'Elia di Palmi, festa di ringraziamento delle console di Bielorussia, la Calabria sempre pronta ad accogliere i bambini provenienti da Chernobyl. Vedete qui Sant'Elia di Palmi, adulti e bambini presenti alla manifestazione. Encomio alla dirigente Tre Croci, Villa San Giovanni, consegnato dal garante regionale Antonio Marziale. Intensa cerimonia nell'auditorium delle scuole medie. Noi andiamo avanti, pagina 25, lo dicevamo prima, a Taurianova un'infiorata da record, grande successo per la quarta edizione della manifestazione gemellata con Noto, incantevole la conclusione con le fontane danzanti. Vedete l'infiorata di Taurianova, lo spettacolo delle fontane danzanti in piazza ha concluso la quarta edizione. 3 nuovi assessori nella giunta Valerioti a Melicucco, continua la rotazione delle deleghe, nominati Sergio, Audino e Seminara, conferma per la vice Scattarreggia. Ancora premiazione degli atleti, vincitore a San Marino alla scuola di fitness Rosano, vedete qui la foto, e poi a Laureana di Borrello, pulizia della provinciale 4, l'intervento è insufficiente, ci sono ancora problemi per quanto riguarda questa importante arteria che porta a Laureana di Borrello. Adesso nella pagina di primo piano ci soffermiamo sulla vittoria di Aldo Alessio a Gioia Tauro, il sindaco è già al lavoro, a 18 anni dalla sconfitta al ballottaggio contro D'Alto Rione, la città di Gioia Tauro si affida nuovamente al capitano di lungo corso. Sono consapevole, dice Aldo Alessio, della gravità della situazione, ma convinto di poterla risolvere. Vedete, Aldo Alessio ha ottenuto un risultato straordinario, il 58,19%, con le liste Città Futura e Avanti Tutta, battendo Raffaele D'Agostino che si è fermato al 41,81%. Aldo Alessio ha riportato 4.975 voti, quasi vicino ai 5.000, invece si è fermato a 3.575. Raffaele D'Agostino, che era appoggiato dal centrodestra, UDC, Gioia Tauro e Lega. Aldo Alessio eletto sindaco di Gioia Tauro, dunque al turno di ballottaggio, e ancora, vedete, maggioranza blindata, 2 gruppi di opposizione. La composizione del nuovo consiglio comunale è destinata a variare perché il primo cittadino ha annunciato che in giunta non chiamerà assessori esterni. Insieme a Raffaele D'Agostino c'è un altro candidato battuto al primo turno, ovvero Lino Cangemi.
Qui ci sono tutte le foto, vedete qui Lino Cangemi è stato candidato a sindaco, farà parte del gruppo di opposizione e tante quote rosa come potete vedere dalle foto. Proseguiamo, lasciamo primo piano perché ci andiamo ad occupare adesso di Ionica, le attesissime notizie del comprensorio che ci permettono di chiudere questa odierna rassegna stampa del martedì 11 di giugno. Mare forse sporco, ma depurazione sicuramente in avaria. Bovalino, il primo weekend di estate, Vera, ha suscitato parecchie reazioni indignate per lo stato delle acque. Siamo andati a dare un'occhiata. Pompe di sollevamento ferme o quasi e i liquami finiscono purtroppo nello Ionio. Vedete qui la foto, è stata scattata domenica. Ieri il fiume era sparito, qui siamo a Bovalino, ma il problema del mare sporco è un problema che è riguardato soprattutto domenica un po' tutta la costa dei Gelsomini. Sono state anche postate diverse foto anche su Facebook, tra le polemiche a dire il vero, perché in certi orari della giornata il mare, abbiamo avuto modo di valutarlo pure noi, era cristallino. Sequestrata la Stella Marina, l'hotel dei migranti fantasma, Melito, un altro tassello dell'inchiesta sulla presunta allegra gestione. Carente di titoli edilizi, abitabilità e sicurezza. Vedete qui i carabinieri che eseguono il provvedimento di sequestro. E ancora San Luca, Klaus Davi gira un corto sull'ospedale di Locri, poi a Bagaladi la minoranza si dimette, il consiglio nasce monco, prima seduta con gran colpo di scena, quel di Bagaladi, non si conoscono ancora le motivazioni del gesto, giunta nessuna sorpresa, dunque non ci sarà minoranza nel nuovo consiglio comunale di Bagaladi perché tutti gli eletti si sono dimessi. A Melito al Megali in scena i mille colori dell'accoglienza, il bellissimo messaggio dello spettacolo di fine anno dell'istituto comprensivo, hanno partecipato tutti i 400 bambini della materna e della primaria, i coloratissimi alunni del comprensorio melitese in questa bella foto di gruppo, veramente un immenso spettacolo. Saline si immerge nella festa del Santissimo Salvatore, Montebello, gli onori al patrono, un corposo programma religioso e civile, il clou, la processione di domenica. Adesso ci occupiamo del modello d'accoglienza tra la sfida del futuro e la resa dei conti col passato. Primo piano, il sindaco Icona stamani sarà presente in aula, il giorno di processo, Lucano da oggi alla sbarra in una Locri arcobaleno. Per la prima udienza del processo, Chieni ha organizzato una grande manifestazione di sostegno all'ex sindaco di Riace. Raduno dei partecipanti previsto per le 8:30 in via Marconi, al cospetto di un imponente servizio d'ordine pubblico. E poi Ariace, prova a ricominciare la città. Vedete, insediato il consiglio con il primo cittadino Antonio Trifoli. Non saremo parte civile contro Domenico, ha detto il neo eletto sindaco Trifoli, qui con il forzista Cannizzaro. E ancora il consigliere leghista, l'accoglienza dei migranti potrà continuare ma entro i giusti parametri, dicono. La verità trionferà, nessuno ferma il mio impegno, Mimmo Curdo su Salvini afferma la Lega è vigliacca e razzista, come fa un calabrese a votarla? Questo è il punto di domanda. Andiamo a chiudere con le notizie di Gazzetta. Codice rosso a Siderno, ultima frontiera contro la violenza di genere. Il disegno di legge del governo presentato in un convegno organizzato dallo sportello legale con l'ordine degli avvocati e la Camera Penale. Vedete i relatori in questa foto. E poi Locri, museo più bello e funzionale, e reperti sempre in mostra. Presentati i lavori di restyling del vecchio edificio di Centrocamere. La responsabile legalità e rispetto dei tempi. Il cantiere finanziato con 5 milioni di euro del PON Cultura dovrebbe restare aperto per 9 mesi. Ancora Roccella, lo dicevamo già prima. Allarme mare sporco, ma era solo mucillaggine, nessun allarme mare inquinato a Roccella Ionica. Sono scattati comunque subito i controlli. Il giugno lo crese con il grande Mogol, presentato il 51esimo concorso letterario. Resi noti i poeti vincitori, cerimonia sabato 29 nella corte del municipio. La presentazione, vedete, alla presenza del sindaco della città di Locri, Giovanni Calabrese. A Roccella in passerella per aiutare la ricerca sul cancro, vedete una bella iniziativa
Sfilo per te a sostegno dell'associazione Angela Serra. Professionisti e rappresentanti di numerose associazioni sono stati modelli per una sera. I ringraziamenti finali, gli improvvisati modelli sul palco dell'auditorium di Roccella, affollata tra l'altro l'iniziativa. Trova in strada 6.000 euro e li porta ai carabinieri, un dipendente degli uffici giudiziari. Un gesto senza dubbio da applaudire. Ha trovato 6.000 euro e li ha portati dai carabinieri. Giuseppe Totò, arcidiacono, è un dipendente della Procura di Locri da molti anni e un punto di riferimento per tanti magistrati e per tanti colleghi. Ieri, durante una pausa pranzo, è sceso dal secondo piano del Palazzo di Giustizia per consumare un breve pasto, percorrendo la via di Locri. Tra l'altro ha avuto modo di trovare questi 6.000 euro e li ha portati ai carabinieri. Veramente un gesto di questi tempi difficili, che se ne vedano. L'almanacco, le previsioni meteo dicono ancora ondata di caldo africano oggi, anche per la giornata odierna, temperature sopra i 35 gradi, per cui anche oggi giornata caldissima. Abbiamo le immagini da Roccella, vediamo la città che si è già svegliata con il sole, con il mare calmissimo, vedete, bellissimo lo scenario per quella che è un'altra giornata di mare, sempre più affollata la spiaggia roccellese, mare veramente cristallino quest'oggi, come si evidenzia dalle immagini. Per questa estate 2019 che piano piano sta per entrare nel vivo. Bene, lasciamo le immagini da Roccella, veramente straordinarie come sempre. La rassegna stampa finisce qui, ritornerà puntualmente domani, le repliche tra poco, ma poi soprattutto alle 13.30 da non perdere la nostra prima edizione del TG News con tutti i fatti più importanti della giornata. A tutti voi un ringraziamento perché avete preferito il canale 85 di Telemia per tutta la regione, anche oggi con la nostra edicola digitale. A domani, buona giornata a tutti. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Australian Macadamia, salted caramel, mélangé à de la crème onctueuse et enrobé de chocolat craquant. Nuit, choose your next adventure. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Abbiamo incontrato molte persone nella nostra lunga esperienza. Erano industrial, contemporanee, classiche, shabby chic, moderne. Ma tu, di che stile sei? Tu che ami la tua casa e vuoi un arredamento che abbia la tua personalità. È per questo che ti abbiamo chiesto di che stile sei. Arredo Casa, via Cusmano, a Locri. Arredo Casa è anche un'originale idea regalo. Arredo Casa, lo stile che vuoi.
dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, Gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Centro medico, gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via Provinciale, contrada Riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare, è dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità, è autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano,